Molinari, direttore di Repubblica, Vieste, Libero Possibile, d'obbligo la domanda sulla crisi di governo. Che ripercussioni avremo in Italia? Ma avremo una campagna elettorale molto dura, perché il centrodestra punta a prendere la maggioranza dei collegi, il centrosinistra inizia la campagna elettorale in una situazione di debolezza per l'impossibilità del PD di andare con i 5 Stelle. Detto questo, però, lo scenario sono le emergenze di cui anche oggi ha parlato il Presidente Mattarella, la pandemia, l'emergenza economica, le diseguaglianze, anche quelle indotte dalla guerra. Quindi io credo che sarà una campagna elettorale corta, molto dura, nel segno della responsabilità, con molti interrogativi su entrambi i fronti. Sì, ma le ripercussioni per il Paese quali saranno alla luce di questa crisi? Ma in una democrazia si vota, le elezioni ci sono, quindi il punto vero è che naturalmente la caduta di Draghi è di per sé un fatto negativo per il Paese, per quello che il Presidente Draghi aveva fatto con il suo esecutivo in 18 mesi di lavoro, ma la maggioranza delle forze che lo sostenevano ha scelto di sposare posizioni populiste e sovraniste e di farlo cadere. Di questo se ne assumeranno la responsabilità davanti agli elettori. L'Italia più debole in Europa? L'Italia rischia senza Draghi di essere più debole e vulnerabile, anche se, ripeto, l'ultima parola l'avranno gli elettori. Immagina un paese governato da Salvini, Meloni e Berlusconi? No, io non immagino niente, perché credo nella capacità degli elettori di scegliere. Certo, se le forze populiste e sovraniste dovessero prevalere, l'Italia tornerebbe a essere il grande malato d'Europa, così come fu dopo le elezioni del 2018, quando a prevalere fu la coalizione giallo-verde. Su questo non c'è nessun dubbio. Però il centrodestra nei sondaggi è in netto vantaggio. È quello che dicevo prima, c'è un vantaggio che è dovuto al fatto che il campo del centrosinistra è diviso. Bisognerà vedere, questo è il primo interrogativo, se il campo del centrosinistra riuscirà a trovare una cornice di alleanza. La montata, l'ipotesi campo largo del PD che il PD voleva proporre? Questa è la prima risposta che ti ho dato. Non essendoci un accordo fra PD e 5 Stelle, l'interrogativo è se adesso il PD riuscirà a creare una coalizione alternativa. È il tema col quale inizia la campagna elettorale.